Amici YouTube, sono Peppino Audace e allora continuiamo la carriera con Peppino Audace. Partita molto importante per la sua carriera ed è Fiorentina-Inter. Si gioca in casa, partita molto importante per la Fiorentina. Andiamo a simulare l'allenamento e poi facciamo la partita. E allora ci siamo per Peppino Audace, che adesso c'ha gli occhiali. Ci siamo pronti per Fiorentina Inter, sul 12° episodio. 44 gol fatti e 21 in Serie A. Miglior attacco, l'Inter pari, siamo pari gol subiti sia Fiorentina sia Inter. Vediamo un po' come va a finire questa partita. Eccolo Roberto Baggio, eccolo Peppino Audace, i nuovi occhiali. Inizia Fiorentina Inter con Lautaro e Alexis Sanchez davanti. Mkhitaryan, iniziata Fiorentina Inter. Kwame, Jack Bonaventura si è caricato contro il Brescia. Attenzione ad Acerbi, occhio all'Inter. Abbiamo battuta in Coppa, in Supercoppa Italia, in finale. Attenzione De Vrij, sono all'Inter che cerca il portiere, ha già Sommer ma vorrebbe un portiere italiano. Buonaventura, Sommer. Per il momento Peppino Audace non è stato ancora impegnato. Akan, attenzione Akan, Akan, Peppino Audace, Milenkovic. Buonaventura per Nico Gonzalez. Attenzione Nico, Nico in mezzo, De Vrij e poi il gol della Fiorentina. Incredibile, autorete, ma un errore di Sommer assurdo, l'errore di Sommer. Autorete di De Vrij, ma l'errore di Sommer. Barella, Carlos Augusto, vediamo l'Inter. Ancora Carlos Augusto, occhio a Dodò, occhio e mezzo, e c'è il gol dell'Inter. Lautaro, 1-1. Ragazzi, questa anche per Peppino Audace è una partita difficile da giocare. Kwame, Acerbi, Barella. Ha fatto una grande parata su... Però ragazzi, Dodò non ci sta aiutando. Barella in mezzo, Martinez quarta. Come palla per Maximiliano Lopez, Dodò, attenzione alla Fiorentina, per Nico Gonzalez, è in partita oggi il numero 10 viola, come lo è stato nella finale di Supercoppa. Servono parate in questo momento da Peppino Audace,
dopo il gol gelato sul primo palo da Lautaro. Veramente gelato da uno dei migliori dei migliori attaccanti della Serie A. Ci prova Sommer. Ventesimo, 2-1. Palla per Alexis. Lautaro. Attenzione, occhio a Lautaro. Occhio, ci prova l'Inter. Gnabry. Gnabry. Parisi. Milenkovic sbaglia. Due errori. L'Alexis. Lautaro. Lautaro. 2-2. Ancora incolpevole Pepino Audace. Non è partita. Ha fatto un bel intervento su Martinez quarta. Attenzione a Pepino. Fa salire Dodò. Fa salire Nico. Partita brutta la sua. Per i due gol. L'Inter adesso ci sta mettendo la forza. Lautaro palo. Lautaro palo. Lautaro oggi fa malissimo. Bastoni. Trentesimo. Finora non una bella partita la nostra, in porta. Salvato anche da Lautaro, attenzione, Dodò. Pepino! Va bene così. Alexis Sanchez, 3-2. Pensavo un altro tipo di partita da parte di Pepino. Non mi aspettavo un tipo di una partita di questo genere. Una partita che ci sicuramente farà sprofondare dopo che, insomma, Pepino ha fatto due partite importanti. Può capitare, ma insomma, questi errori. Pepino Audace. Milenkovic, ma quanti errori fa dietro la viola oggi? E non sono pochi. Retroguardia assurda della Fiorentina. Dodò. Nico. Migliore in campo. Lopez. Lopez! 3-3. La nostra partita è già... Pepino Audace già brutta di sé. Alexis Sanchez. 3-3, la solita Fiorentina-Inter. Gnabry. Ancora Gnabry. E stavolta meglio. Prova a ripartire. Buonaventura, palla per Nico. Meglio, Pepino, un po' meglio. Dopo gli errori. Nico Gonzalez. Prova per Kwame. Meglio Acerbi. Poi Sommer. Barak. Palla ancora per l'Inter. Gnabry. Palla per Lautaro. Due gol. E il Nino Maraviglia ci prova. Non è aiutato bene dalla Fiorentina. Milenkovic. Buonaventura. Palla per Acerbi. Poi Barella. Sicuramente saremo sostituiti da Terracciano nel secondo tempo. Carlos Augusto. Carlos Pepino. Carlos! Vabbè, qua è ancora nostro l'errore. Assurdo, assurdo. Primo tempo bruttissimo di Pepino Audace. Le partite che contano, Pepino Audace sprofonda.
Gnabry. Parisi, uscita 4-3 per l'Inter. Un gol anche di Carlos Augusto. Lautaro, Lautaro fuori. Grazie a Pepino Audace e Lautaro. Milankovic, Dodò, Martina squarta. Eh sì, rischio sostituzione pienamente. Partita inferiore 1-6, 2. Ho fatto tanti errori oggi Pepino. Ma può essere anche un trampolino di lancio questa partita. Gnabry, Lautaro. Ancora bastoni per Alexis Sanchez. Si sta preparando intanto Terracciano. E c'è il gol. Kwame, 4 pari. Comunque buona partita della Fiorentina. Nonostante noi abbiamo fatto gli errori dietro, ma può capitare. Intanto si sta preparando Terracciano, pronto a sostituire Pepino Audace. Non sale la nostra prova oggi. Barak, attenzione. Kwame, meglio. Fiorentina sicuramente l'andremo a vincere questa partita, ma Pepino ne sarà cambiato subito. Italian, Çalhanoğlu, Gnabry, Ottavio, ed è pronto Terracciano. Çalhanoğlu, Gnabry, Alexis Sanchez fuori, eccolo, pronto a uscire, Pepino Audace, brutta la prestazione, entra Terracciano, 4, comunque 3 parate le abbiamo fatte. Vince la Fiorentina comunque. Terracciano prende 6 e mezzo, quindi insomma ci sbalza Terracciano. Peccato, perché poteva essere una buona partita. Ma sicuramente Pino Audace si deve rimettere al lavoro, perché sta facendo un grande lavoro. Questo è il 12° episodio. Allora, dobbiamo migliorare un po' proprio in porta il nostro ruolo. Beh, però siamo migliorati tanto. Vedi, 87, 75. Buono. E adesso con Lecce. Sì, via, attenzione, la Fiorentina sbalza il Milan. Non è distante neanche dal Napoli. Inter prima, Roma seconda, Lazio terza, Atalanta quarta.
La Fiorentina non è distante. Siamo neanche distanti dalla zona Europa. Sandro Lill. Attenzione al Toro, che potrebbe essere una squadra che potrebbe interessare a Pepino. La chiamata del tecnico. C'è anche il Bologna. C'è anche il PSG. Ma c'è il PSG. Finito il mercato. 12° episodio. Allora lo concludiamo qua al 12° episodio. Ci vediamo direttamente per il 13°. Allora ci vediamo per il prossimo episodio.